Un cordiale buonasera amici di Basket Forum e benvenuti alla nostra seconda puntata. Parleremo come al solito di basket con i nostri ospiti che vado a ringraziare. Alla mia sinistra Andrea Zanotti, buonasera Andrea. Buonasera. Martino Galasso, Buonasera. arbitro di Serie A da Eh quest'anno. sì, a E poi il quest'anno. nostro Andrea Casella, ringraziamo anche la Soundreef Mezzana Siena, grazie Andrea di essere con Buonasera a noi. tutti, grazie a voi. Proveniente Andrea anche da un'ottima prova, quella di domenica, 13 punti se non erro, dico bene. Le statistiche le guardate voi, io non le guardo. È stata una grande serata. A proposito di domenica, andiamo subito a vedere, parlando di Mezzana, cosa è successo nel campionato di Serie A2, girone Ovest. Andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati per quanto riguarda l'Eurobasket Roma, che ha battuto Casale Monferrato 62, scusate, ha perso con Casale Monferrato 62-78, Reggio Calabria che ha battuto di una sola lunghezza la Virtus Roma 84-83, Legnano 85, Napoli 72, Scafati 101, Cagliari 70. La vittoria schiacciante della Sandorif Mezzana Siena su Agrigento 102 a 81, Treviglio 71, Tortona 81, infine Biella 78, Trapani 60 e poi il 15 di novembre verrà recuperata Latina contro Rieti. E per una classifica che vede sempre appunto nella Serie A2 girone Ovest in testa il Casale Monferrato, Tortona e Legnano con 4 lunghezze, la Sandorif Mezzana Siena, Rieti, Scafati, Cagliari, l'Eurobasket Roma, Reggio Calabria, Biella, Trapani e Agrigento con 2 e a 0 punti ancora Napoli, Virtus Roma, Treviglio e Latina. Allora andiamo subito, io vorrei parlare subito con Andrea per capire. Avvio di campionato è stato purtroppo una sconfitta in quel di Casale Monferrato, ne avevamo parlato la scorsa settimana con Giulio Griccioli. C'era voglia di riscatto davanti al proprio pubblico, c'era voglia e c'era attesa e c'è stata una risposta direi molto forte da parte di tutta la squadra. E cosa è successo, Andrea? Ma sì, purtroppo l'avvio di stagione a Casale non è andato benissimo per vari motivi. Il fatto comunque che Casale è una squadra che gioca insieme da ormai tanti anni, molto solida in casa, esprime una pallacanestro molto importante. Noi abbiamo avuto i nostri problemi, infatti questa settimana nessuno ha mangiato ragù, nel dubbio. C'è un po' ancora di passato, no, è No, passato a quello tutti ormai tutti. Casale Monferrato. Però quella sicuramente è stata una cosa che Purtroppo è ha dato un stato sì, un avvio che, no, a parte non cerchiamo alibi, ci può stare perdere là, però abbiamo, secondo me, siamo molto più, la Mezzana è molto più quella di domenica scorsa piuttosto che quella della prima giornata. E poi noi stavamo analizzando con Giulio, lui non ha cercato scuse assolutamente, però visto che tu c'eri, c'è stato un po' un calo a Casale Monferrato nei secondi due quarti, secondo te un po' stavo risentito anche di quello o no? Sicuramente dicendo, la Sì, dissenteria di ci sta anche quello, però non vogliamo che sia una scusa, ecco, non ci vogliamo attaccare insomma, a scusette scuse. così, no? Ok. Ci sta, ha fatto parte anche quello della sconfitta, ci stanno tante cose, tanti fattori e ci sta anche e soprattutto la cosa più bella che ormai è andata e quindi si guarda a quella prossima. Abbiamo visto una bella partita, l'abbiamo commentata insieme con Andrea Zanotti, sotto un lato tecnico. Andrea, te che cosa hai visto? Ma dunque io è ancora presto per poter dire la squadra insieme da 2 mesi e mezzo è passato un quinto, è solo un quinto di quello che è, diciamo, il percorso normale di una stagione di basket e si attesta sui 9-10 mesi, per cui ancora ovviamente è normale che work in progress, questo lo disse anche Giulio a fine partita, però io ho avuto una buona impressione. Perché si è visto che le cose dopo 2 mesi, 2 mesi e mezzo di lavoro, ogni allenatore spera di vedere. Quindi, innanzitutto, gruppo, voglia di giocare insieme, soprattutto in attacco, il che è la cosa più importante, perché passarsi la palla è quello che poi crea e rende la vita difficile ad ogni difesa. C'è, come ha detto giustamente Giulio a fine partita, c'è tanto ancora da lavorare probabilmente sotto l'aspetto, da migliorare sotto l'aspetto difensivo. Penso che la Mezzana abbia delle potenzialità sia a livello individuale e poi apposta a livello di squadra, veramente molto molto notevoli.
primo fra tutti uno come Evans, che potrebbe veramente essere un incredibile terzino in difesa e chiudere tutte le penetrazioni sotto le planche. Abbiamo visto anche un grande Alston Turner che forse era atteso, e veramente i due americani, però con la batteria, una ottima regia di saccaggi, un grande apporto da parte di Andrea, che questa sera è con noi. Abbiamo visto sicuramente un ottimo gruppo. Quello che fa un po' specie, e qui ora entro un attimo, io stavo riguardando gli highlights e poi di Mezzana. Noi abbiamo intanto l'onore di avere con noi Martino, che da quest'anno è arbitro in Serie A1. Una carriera più che meritata, un grande lavoro, un grande sacrificio. Però io me lo ricordo un po' quando era, che emozione è vedere la Mezzana quando eri al tavolo. Io mi ricordo quando eri al tavolo, storico, a segnare punti, quanta strada. Diciamo, io sono stato fortunato perché ho visto della bella pallacanestro al tavolo. Sono stati degli anni belli, particolari. Sì, sono andato da ragazzo insieme al Marchini, Alessandro, avevo più anch'io 15 anni. Quindi ho visto bella pallacanestro. L'emozione è diversa. Hai avuto modo di poter vedere questa Mezzana? Ti dico di no, perché sabato ero di riposo, allora la moglie ha chiesto la presenza a casa. Allora, Martino ha fatto subito la prima partita, Cremona contro Milano, quindi hai avuto modo subito di testare squadre importanti, se non altro anche Milano di Simone Pianigiani, che te lo sei ritrovato davanti, se non altro un po' di emozioni. E scattano indubbiamente. Scatta prima di tutto perché l'emozione di arbitrare in A1, e penso come per un giocatore che si allena per arrivare a giocare in A1, per un arbitro arbitrare in A1 è un'emozione bellissima. Quindi con tutti i sacrifici arrivare lì è veramente bello. Ritrovarsi gente che io ho visto calcare il palasclavo dal tavolo sicuramente un po' agevola, perché comunque ci riconosciamo, anche se poi il campo è il campo. Però bella emozione. Parleremo tra poco con Martino, e questa sera sarà una portata veramente interessante, perché Martino ci ha portato, e grazie anche appunto alla FIP, la ringraziamo, del materiale tecnico che noi avremo modo di poter guardare insieme e di poter osservare quelle che sono le nuove regole. Abbiamo visto anche alcuni spunti già domenica, per esempio sulla nuova regola dei passi, sulla virata, e avremo modo anche di poterla vedere nella nostra seconda parte con delle immagini dirette. Andrea, ieri sera c'è stata una serata importante invece nella contrada, nobile contrada del Nicchio. Com'è andata e cosa è successo ieri sera? Qui non si può fare niente che subito, voi lo sapete anche lì. No, qui occhio, Siena. Perché a Siena si sa subito tutto di tutti. No, a parte gli scherzi, è stata una serata molto piacevole, molto bella. È stato un po' come appunto, come ha detto Giulio Griccioli, essere ospiti in famiglia, no? Una famiglia un po' più allargata, e è stata una serata molto bella, come andare a casa d'amici. Te già conoscevi un po' Siena, sei di Pisa, quindi è un po' sì, però avvicinato. Magari così tanto dentro non c'ero ancora mai entrato, e poi bene o male abbiamo avuto anche l'occasione, la fortuna di poter visitare anche il museo della contrada, con tutta la chiesa e tutta la storia, che sono cose che personalmente mi piacciono molto e gradisco, e quindi è stata una cosa ancora più bella per me. E l'emozione domenica invece scendere per la prima volta nel Palasport in Viale Scavo, che cosa è successo? Con la maglia biancoverde. Con la maglia biancoverde, ovviamente, sì. Cioè, mi aspettavo l'energia, però ce n'è stata ancora di più, quindi mi immagino soltanto quando magari riusciremo a portare qualche migliaio di persone in più al palazzetto, sarà uno spettacolo. E vediamo che Andrea Casella è già entrato in clima senese, questo sicuramente è una dichiarazione molto importante. C'era comunque un buon numero di pubblico, ma sicuramente sia la società sia i giocatori ci aspettiamo qualcosa di più, e penso che le dimostrazioni piano piano arriveranno, Andrea. Sì, penso anche e soprattutto che una città come Siena, comunque col passato, con la cultura cestistica che hanno le persone, si innamori di chi gioca col cuore, chi gioca insieme, chi gioca non per le statistiche ma per vincere, per dar qualcosa.
E per esempio basta vedere ogni volta che abbiamo fatto un recupero, un qualcosa di positivo, eravamo quelli in campo a incitarci, quelli in panchina tutti in piedi, sì. Ogni cambio non c'è stato mai un muso lungo, ma un incitare il compagno. Secondo me queste qui sono cose che già averle fin da subito portano un più sia a noi che poi anche alle persone per avvicinarsi alla squadra. Allora andiamo subito a vedere, abbiamo alcune immagini di quanto è successo ieri sera nella nuova contrada del Nicchio. Il nostro Andrea Mari è andato a fare alcune interviste a Lestini e a Saccaggi, se non erro. Prego la regia di mandare una delle immagini. Quali sono state le prime impressioni arrivate a Siena? Allora, io sono venuto a metà luglio con mia moglie a assaggiare un pochino l'aria, l'ambiente, e siamo stati subito colpiti dal magnetismo di questa città, dalla storia e da tutto l'ambiente che c'è, quindi è stato un primo impatto bellissimo, non è una frase banale, ma ci siamo subito calati nella realtà. Si continua anche a lavorare per il prossimo match, fondamentale diciamo. Sì, abbiamo fatto una bella vittoria in casa coinvolgendo molto il pubblico che diciamo si è fatto sentire molto. Una trasferta dura a Trapani, un viaggio lungo, dobbiamo stare molto concentrati perché si possono fare altri due punti importanti per poi tornare a casa nostra belli, forti e sereni. È molto emozionante, fa piacere comunque venire qui con tutta la squadra, è una cosa che aiuta noi ad avvicinarci ai nostri tifosi, ci aiuta ad avvicinarci alla città, quindi è un'iniziativa che sicuramente fa piacere. In più è anche la contraria del nostro coach, quindi insomma è un motivo in più per godere questa serata e per divertirci. Veniamo da una buona vittoria e abbastanza convincente. È ovvio che andare a vincere una partita a Trapani, che è un campo difficile, tornare a casa con altri due punti per poi ripresentarci di fronte al nostro pubblico per inanellare questa serie di vittorie, per noi sarebbe molto importante, sarebbe fiducioso, ci aiuterebbe comunque anche a portare sempre più pubblico, che è quello che noi ci siamo prefissati di fare soprattutto in questo girone d'andata. Quindi lavoriamo duro tutti i giorni, ci prepariamo a questa partita come abbiamo sempre fatto e cerchiamo di andare a fare il colpaccio. Abbiamo sentito la voce di Lestini e di Saccaggi, vedo che questo clima è abbastanza carico, piano piano, come ci ha detto Andrea Casella, e io credo che Giulio stia veramente piano piano amalgamando e caricando nella maniera giusta questa squadra, sempre con i piedi per terra, e poi questa è una sua caratteristica, l'abbiamo visto, però e poi ti stavi notando, non a caso l'ha portata nel Nicchio, che è la sua contrada. No, però Andrea diceva quello che avevamo un po' notato, no? Nel senso, dopo due mesi e mezzo magari che ci siano dal punto di vista tecnico ancora delle cose che non siano quadrate è normale, però come diceva giustamente lui, il fatto di avere l'amalgama fra tutti i giocatori, quella è una cosa molto molto importante, è una base solida su cui costruire un'annata che vuole essere un'annata importante come quella della Mezzana, con già degli obiettivi ben chiari, e anche questo è un altro aspetto da sottolineare, come per esempio dicevano prima giocatori intervistati, quella di usare il girone d'andata per cercare di riportare la gente al palazzetto in maniera più numericamente importante di quella che abbiamo visto domenica, perché sappiamo che il pubblico di Siena è un pubblico che può dare veramente quella spinta in più. Quante partite abbiamo visto alla Mezzana con il palazzetto pieno e la squadra riusciva veramente a fare quel passo in più, andare oltre l'ostacolo. Martino, quanta differenza c'è, a parte hai già visto e hai già testato una gara in Serie 1, quanta differenza c'è a livello tecnico, quanto cambia fra A1 e Serie 2 che hai calcato fino alla scorsa anno? Allora, intanto negli ultimi due anni il campionato di Lega 2 è salito tantissimo di livello, in quanto ci sono piazze molto importanti che stanno investendo per poter tornare ai livelli alti della Serie A, in primis Siena, però c'è Treviso, c'è Verona, le due Roma, c'è veramente Fortitudo, Bologna, c'è veramente piazze importanti. Infatti l'anno scorso è stato proprio un bel campionato, io mi sono divertito a guidare la Lega 2. La Lega 1
la cosa che ho notato nella prima partita è veramente la velocità dell'esecuzione. Io mi sentivo un attimo a disagio sul timing del fischio, nel senso mi accorgevo leggermente in ritardo di quello che era successo, sicuramente l'emozione, però l'esecuzione è molto, molto più veloce. I due stranieri in Lega 2 forse a un livello diverso in A1, che quello può influire a tuo parere? Quello molto, in Lega 2 i due stranieri sono una parte importantissima della squadra. Se una squadra azzecca due americani e c'ha un buon gruppo di italiani, può fare veramente bene in Lega 2. In Lega 1 purtroppo ce n'è talmente tanti che non abbiamo, però in Lega 2 sono molto importanti trovare quelli giusti che entrano subito nella squadra e nel clima della città e che se. Ti ha arbitrato Martino, Andrea? No, dalle giovanili. Ti ha arbitrato dalle giovanili, perché Andrea, lo ricordiamo, ha una lunga Pisano, una lunga carriera giovanili nel Don Bosco Livorno. Prima Ghezzano, poi Don Bosco Livorno ho fatto soltanto l'ultimo anno quando giocavo a Livorno, ho fatto un Pisano a Livorno quando eravamo ospite a trasmissioni, così non ero proprio gradito. Cioè il microfono era spento, non parlavo ma non mi facevano mai. No, a parte tutto, quindi ho giocato sia a Ghezzano, a Pisa, quindi, e poi l'ultimo anno a Livorno, e fin da lì io mi ricordo partite anche magari a Colle Valdezza piuttosto che a Empoli, a Firenze. Ci conosciamo di lunga data. Sì. Quindi hai avuto occasione di avere Martino. Sì, sì, sì. Quindi è una garanzia. Una garanzia di cosa? No, mi offendeva. No, offendeva. È stato. Senti, parlaci un po' di. A noi piace molto spesso un po' di backstage. Che cosa accade in questa squadra di particolare con questi due americani che comunque mi sembra si siano inseriti bene? Ci sia, abbiamo visto, un buon gruppo. Che cosa accade di particolare? No, ma a parte alla fine della fiera. Di americano, se Turner viene chiamato americano, allora siamo tutti americani, perché è più italiano lui di tanti italiani. È già, si è integrato benissimo nella nostra cultura, nel nostro modo di pensare. È una persona estremamente positiva, sempre allegra, sempre felice. E come giocatore non ne parlo neanche, perché tutti lo sanno quello che può dare, quello che può essere, quello che fa. E Devin Ebanks, anche lui si è inserito molto bene nel gruppo, è un lavoratore, uno che comunque si dà una mano in allenamento, uno con molto potenziale e che a mio avviso ancora non ha fatto vedere appieno, perché non perché abbia giocato alla meno, ma perché può essere veramente quell'arma in più. Allora, non so se abbiamo dalla regia anche a proposito di Turner l'intervista sua ieri sera, credo, no, non ce l'abbiamo appunto, avevamo semmai quella di Giulio, forse riusciamo a mandare quella di Giulio, ok, mandiamo quella del coach. Dovrebbe partire, sta per partire, no, ancora no, forse sì, no, andiamo avanti, ok, la sentiamo più tardi, c'è stato un tema alto, un'infrazione dei passi. E, non ho fiscato io però. No, non hai fiscato assolutamente te. Ho fiscato l'albero coda. Analizziamo quello che è successo per quanto riguarda anche gli altri risultati, Andrea, domenica scorsa, vedi già una squadra che possa... ammazzare questo campionato, a tuo parere, no? Ancora onestamente è presto, abbiamo visto anche la classifica, ci sono tre squadre a 4 punti, un gruppone di squadre a 2, ancora è esageratamente presto per dire quella squadra è la squadra destinata o predestinata o favorita per la vittoria del campionato. Si è fatto un gran parlare di Trapani, che è la prossima avversaria della Menzana in estate, così come di altre squadre, però penso ancora sia veramente presto, anche che poi, come diceva Martino, la differenza veramente qui la fa avere un buon gruppo di italiani nel quale innesti due americani che riescono a trovarsi fra di loro, ad amalgamarsi con la realtà in cui sono andati. E quindi ancora è presto.
Allora, a proposito di campionato e delle altre squadre, andiamo a vederci subito quelli che sono gli highlights, la top 10 di tutto il campionato per la Serie A2, girone Ovest, le migliori azioni che si sono succedute domenica scorsa. Spanghero lancia Paulus Rockers e arriva la schiacciata. Penetrazione di Zanelli per lo stesso Toscano che bello, assiste. Bello, molto bello. Peccato per lui, 37 pari dall'altra parte, Becker la recupera contro piede Viola, Becker può andare da solo e la schiaccia a due mani. Assist clamoroso di Baldasso, possesso gestito da Tin, si va proprio da Madrone che va a schiacciare. Ora per Landi, passaggio a una mano elegantissimo, Baldasso, scarico per Benetti a una mano, giocata dalla top 10 per la Virtus Roma. Guarda il pick and roll, capisce tutto Nick Raivio, difende molto bene qui sul pick and roll Legnano, guarda qua. E ovviamente mi smentisce subito, questo è... però da tre punti ferra il rimbalzo in Tapino. Top 10, migliori 10 azioni per quanto riguarda il campionato Serie A2 girone Ovest. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ancora in diretta con Basket Forum. Seconda parte di Basket Forum, alla mia sinistra Andrea Zanotti, il nostro collaboratore tecnico per quanto riguarda le nostre radio telecronache, Martino Galasso e poi Andrea Casella alla nostra sinistra, la nostra new entry di quest'anno, già ben amalgamata, l'abbiamo detto, quindi... Ci stiamo lavorando, questo accento che è pisano livornese. No, livornese lasciamo lì dove sto, giù. Pisano. Parlavamo con Martino per quanto riguarda questo passaggio su queste nuove regole. Queste nuove regole da quest'anno, che cosa è successo intanto Martino? Intanto quest'anno sono cambiate delle regole importanti, diciamo regole tecniche, che non sempre succede e quindi... ci stiamo tutti allenando per arrivare pronti a queste regole. E noi già al nostro raduno di A1, quando ce l'hanno spiegata, abbiamo avuto un po' di difficoltà perché cambia proprio il modo di vedere delle situazioni a cui siamo abituati da anni, a cui ci hanno sempre insegnato a vedere un tipo di movimento e ora non è più, cioè è buono, ma è buono anche altri movimenti. Allora, andiamo magari a vedere qualcosa di quello che ci hai portato. Iniziamo dai famosi passi. L'importante è la regola dei passi. Allora, andiamo a vedere la prima clip che abbiamo. Eccolo qua. Allora, vediamo quello che sta accadendo. Praticamente il giocatore gli è stato consentito di effettuare un passo in più rispetto alla normalità in cui eravamo abituati, che è chiamato passo zero. Passo zero. Come potete vedere lui fa il passo, questo che è il passo zero, che è legale, può fare al 1, 2 e partito il terzo tempo, quindi lui farà un quarto tempo all'incirca. Cosa che negli States era già... Negli States era già tutto... tutto okay. Buono e quindi gli è stato data la possibilità di fare un passo in più nelle situazioni di movimento, no? Se voglio specificare che non è chiaro che è cambiata tutta la regola dei passi, nel senso sono cambiati solo alcuni movimenti, soprattutto
giocatori in movimento, quando ricevono la palla, hanno la possibilità di fare questo passo zero, che è un passo in più. Andiamo a vedere anche il discorso invece della virata. Prego, la regia era già pronto. Quello che è la virata, vediamo che la virata che è questa qua. Se io la vediamo anche un po' più a rallentatore, come vedete, questo fa, è già il passo zero, perché lui ha già il controllo della palla. Passo 1, passo 2. Sì, se riesce a mettiamo sul piede perno, al piede perno 1, lui avrebbe ancora la possibilità di fare passo e tiro. Infatti, dopo mi sembra, eccola qua. Vedi, eccola. Lui ha questa possibilità, che se un pivot riesce a imparare a giocarci su questo movimento, cioè, avendo un passo in più, è un grosso vantaggio. E qui coach come Andrea Zanotti, però ce ne sono a Siena, non entro nei meandri di fare nomi, però perché non voglio lasciare fuori nessuno. Andrea Zanotti sicuramente grande coach in ambito di fondamentali, e qui chi diventa un po' un gioco dove bisogna saperli insegnare bene. Sì, quello sicuramente. Ora ci dovremo adattare a queste nuove regole. Il primo caso per me semplifica un po' la situazione, no? Perché mentre prima dovevi insegnare ai ragazzi a prendere la palla, metterla subito in terra, onde evitare di fare i passi in partenza, questo ti consente, o nel fare il terzo tempo senza palleggio, ti consente anche di avere un passo in più, quindi un po' alla fine semplifica. Quindi togli delle difficoltà. Stesso discorso per quanto riguarda la virata, alla quale poi puoi far succedere il passo e tiro. Anche qui, come diceva giustamente Martino, è stata un po' sempre una diatriba questa, sì. questo fondamentale passi, non passi, lo fischio, non lo fischio. Alla fine è stata, direi anche finalmente, regolarizzata questa situazione, diversa dal passato, però anche su questo dà comunque un notevole vantaggio all'attaccante. Diciamo che il senso della regola è dare fluidità al gioco, quindi vedere bei movimenti come la virata fermata, perché comunque faceva tre passi, però era un bel movimento da vedere, rompeva l'equilibrio del gioco. Così abbiamo più possibilità di vedere belle gioie e spettacolo che aumenta. Ma te cosa ne pensi? Sì, una domanda, Martino, ma perché c'è l'impronta della zampa del cane? Perché non si poteva perché mettere. Siamo tutti dei cani noi o perché no? Guarda, l'ha scelto la FIP, quindi okay. Io mi adeguo a... No, comunque, vabbè, la virata è ritornata ai tempi pre non si può più far virata, perché in Europa comunque sì no, c'era una diversa valutazione tra l'Europa e l'Italia, quello sì, però ti posso dire anche io sono uno che giocava un po' di tempo fa, era cambiato anche il modo di insegnarla, perché prima si insegnava a fare il palleggio in mezzo alle gambe e poi si prendeva la palla sulla gamba destra o sul secondo. Ora, perché il gioco è molto più veloce, la palla si prendeva sul primo piede perno e quindi inevitabilmente facevi tre passi, però meglio questa situazione, agevola tutti sicuramente. Allora, andiamo avanti con la nostra clip. Dopo la virata abbiamo, vediamo, no, ancora la virata, questa è ancora la virata. No, cioè questo. Abbiamo l'arresto, perché cambia anche sull'arresto del movimento. Ex partenza diretta questa. No, è incrociata, perché lui praticamente ha il passo in più, lui, se vedete, fa il passo zero, che è questo, poi può ancora fare uno, due, il resto a due tempi. E questa è una cosa importante, perché per un tiratore come Andrea, questo è un passo in più per avere un ottimo equilibrio per tirare. Sì, ed è legale. Passo in più, questo è passi invece, perché lui inverte il piede perno, però fa tre passi, però poi alla fine qui inverte il piede perno. Questo fa il primo passo zero, 1-2, ora lui inverte, fa partenza incrociata, perché il suo piede perno è il piede 1. Quindi qui torniamo a fare il passo. L'avevi già visto prima questo video? L'ero studiato, ragazzi. Perché tutta la settimana ci studi. Qui ti faccio una domanda io. È stato la mia modesta carriera di allenatore. Andrea poi magari ci dice qualcosa in più. Però c'è sempre stata un po' una diatriba su questa benedetta partenza diretta, fra che gli allenatori, a mio parere, bene o male, non per difendere la categoria, però la insegnavano bene. Per me un maestro è stato Carlton Myers nella partenza diretta.
E però c'è sempre stata un po' di difficoltà da parte degli arbitri nel rilevare questa partenza. È vero, ti do ragione, a mio malgrado, ma è verissimo. Nel senso, il problema di noi arbitri non è tanto che noi non siamo abituati a vedere un movimento strano. E quando vediamo un movimento strano, in automatico ci viene da fischiare. Invece l'insegnamento che noi diamo ai ragazzi, movimento dubbio, non fischiare. Quindi l'insegnamento sarebbe quello. Non è poco, e già ammetta questo aspetto, e mi piace Martino anche per questa sua, possiamo dire, modestia, però semplicità di dire un movimento strano, ed è la verità, perché spesso nelle azioni di gioco poi magari è facile che un giornalista rivedere al replay, vedere l'azione lenta, però un movimento strano ti fa fischiare. No, dicevo, facevo una riflessione sulla ricezione, sul concedere un passo in più sulla ricezione, non so Andrea che ne pensa, da tiratore qual è. Però è un bel vantaggio per l'attacco, perché mentre prima dovevi allenare a trovare l'equilibrio e la spinta dei piedi sul piede perno e solo sul piede perno, con poi l'appoggio dell'altro, ora hai la possibilità di fare un passo in più e quindi chiaramente l'equilibrio si trova più facilmente, probabilmente. Sì, ne parlavamo anche prima con Martino di questa cosa qua. Questa regola secondo me ti concede di acquisire un pochino più di spazio, quindi infatti, separazione in un pochino più di separazione con un passo in più. Poi se uno va a fare l'arresto a due tempi o l'arresto a un tempo è indifferente, però comunque sia dà l'opportunità al tiratore di avere di guadagnarsi ancora più spazio. Sì, anche perché poi la ricezione in allontanamento, quindi quella che fai il reverse o il mezzo, sì, reverse, a questo punto ti consente anche di poter spostare il piede perno, esatto, cosa che fino a prima non potevi fare, quindi addirittura anche lì ulteriore vantaggio che si crea per l'attacco, e le difese ora dovranno un attimino adeguarsi, sì, questa cosa qui, anche perché prima in difesa potevi ben individuare qual era il piede perno, esatto, e qual era il piede, quindi capire la partenza, difendo sul piede perno, difendo sulla mano, ora è un po' più difficile. Sì. Non ci sono più scuse per non fare canestro, insomma, si voleva dire questo, Andrea. Oh, però almeno c'è qualche scusa se qualcuno ci batte. Non so. Assolutamente. Quanto vi allenate durante la settimana? No, raccontiamo anche del famoso episodio dell'orologio, penso lo possiamo dire, perché Martino, ci siamo visti un paio di settimane fa, mi ha detto, finalmente mi hanno regalato almeno un orologio nuovo, almeno dal fatto che sono arrivato in Serie 1. Invece cosa è successo? Questo è successo che giustamente la professionalità è salita ancora di più, e quindi la richiesta anche della federazione è più importante. Purtroppo dobbiamo conciliare tutto con lavoro, famiglia, però la federazione richiede comunque due allenamenti obbligatori a settimana, e non avendo la fortuna di avere un preparatore come hanno le squadre da noi, siamo stati dotati di un orologio apposta con un cardiofrequenzimetro che ci dà l'obbligo di fare due allenamenti settimanali e di inviare tutta la federazione. Quindi se uno sgarra durante la settimana viene richiamato all'ordine. Però puoi sempre prestare l'orologio a qualcuno. Io ho pensato di mettere il cardiofrequenzimetro a mio figlio, però non è andata. Vi potete mettere d'accordo se mai. Noi ci abbiamo già il nostro, mi spiace. Ah, ho capito. Niente. Ti biletti poi se no. Non va, Allora, noi abbiamo visto queste clip, è stata una cosa estremamente utile con Martino. E rendersi conto che ovviamente quando entriamo in campo e anche da parte del pubblico, poi dato comunque qualche offesa ci sta, dai Martino. Siamo abituati, siamo, purtroppo. Sì, che vi offendo, no? No, non più, è cambiato ormai. è cambiato anche questa regola. Allora, noi andiamo avanti, e a proposito, parleremo quindi di quello che sarà il prossimo turno. Lo abbiamo detto, la Soundreef Menzana Siena scenderà sul campo, sul parquet di Trapani, però intanto noi abbiamo un ospite che andiamo a ringraziare, si tratta dell'amministratore delegato della Soundreef Menzana Siena, il dottor Francesco Bertoletti. Buonasera dottore, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti voi. Allora dottore, innanzitutto la prima domanda credo sia d'obbligo: un'esperienza, questo suo arrivo a Siena in questi 4 mesi, che cosa ci racconta, che cosa è successo e quali sono le sue impressioni intanto di questa città? La città è il centro di un mondo fantastico, che della storia dell'arte bisogna venire a Siena. Siena è veramente qualcosa di particolare, da vedere, da vivere. Se uno viene da turista e vede il Palio è molto bello, ma starci dentro, viverlo,
si capisce un po' il mondo senese. Il Palio rappresenta l'apice della vostra cultura, del vostro modo di vivere, della vostra socialità. È veramente fantastico vedere nelle contrade vivere insieme bambini e anziani. È molto difficile oggi in un sistema così esasperato vedere vivere queste persone tutti insieme. È una cosa fantastica. Ogni contrada è un suo mondo dove si vive. Si vive anche bene, dove la gente si trova facilmente. Nelle grandi città è difficile trovare aggregazioni di 200-300 persone. Ieri eravamo alla cena del Nicchio e sono rimasto impressionato dalle persone che c'erano. Ed è un martedì, non è un venerdì, un sabato. E per una persona che viene dal mondo esterno è bello vivere questa esperienza, perché si vive un altro mondo, un mondo che forse non esiste più e forse c'è solamente a Siena. Siete particolari, siete molto vivi. Allora, le sue parole sono molto una bella cosa. Le sue parole si vive sono veramente molto qualcosa di importante a Siena. E poi la mia esperienza, ma sai, io ho girato un po' il mondo. Venire a Siena è una tappa, però è una tappa importante, perché vivere la Mensana è vivere un mondo pieno di passionalità, di tifo, di qualcosa che avete dentro. È impressionante vedere la partecipazione delle persone. È una cosa che io devo imparare. Si impara sempre, ma si impara anche a vedere voi che partecipate in una maniera fantastica. Le parole, dottore, sono molto simili anche a quelle che poco fa ci ha detto Andrea Casella, e quindi ci fa piacere, perché è vero che si sta creando questa integrazione molto forte tra società, tra squadra e il pubblico, che noi ci aspettiamo, l'abbiamo detto un po' anche all'inizio della trasmissione, dottore, ci aspettiamo un po', forse anche un pochino di partecipazione in più. C'è stato un buon numero domenica sicuramente, ma questa squadra ha offerto uno spettacolo molto interessante contro Agrigento e sicuramente merita un po' qualche persona in più. Che cosa mi dice, dottore? Ma guardi, partiamo dal principio che avete fatto due anni molto difficili. Noi siamo arrivati, abbiamo cercato di ricostruire una bella squadra che fa un bel gioco, che appassiona. Però, sa, le persone hanno fatto due anni difficili e, sa, di parole ce ne sono tante. Le persone devono dire i fatti. Noi siamo convinti che torneranno al palazzetto, perché la squadra giocherà bene, la squadra ha volontà di vincere e soprattutto è un'equipe coesa, è un'equipe che cerca sempre di dare spettacolo, cerca di veramente di trasformare la vostra passionalità in qualcosa di bello. Domenica abbiamo visto dei numeri fantastici e soprattutto i giocatori che partecipano, hanno voglia di vincere, questa volontà di rinascere, dopo la sconfitta di Casale. Però si è visto veramente qualcosa di importante. È bello vedere una squadra, tra parentesi ricordiamoci che sono quasi tutti nuovi, e che si cercano di amalgamare. Poi lì si vede negli allenamenti, si sacrificano molto, cercano di impegnarsi al 110%, e questo è importante, perché la volontà ci porterà lontano. Sono parole importanti le sue, dottore. Quando lei è arrivato nella sua conferenza stampa ha parlato di un programma triennale, quindi possiamo un po' parlare anche di quelli che sono gli obiettivi, un po' anche per sognare, perché ha parlato di due anni di assestamento e poi magari il terzo anno un pensierino molto importante. Guardi, noi stiamo realizzando un progetto. E quando si realizza un progetto, è come un architetto, si mette sulla carta il progetto e poi se lo si realizza, forse poi il progetto viene modificato, però abbiamo questo progetto di arrivare in alto, ma dobbiamo arrivarci bene, soprattutto con la capacità di rimanere poi in A1. Ricordiamoci che dal prossimo anno
ne vanno su tre, ma ne scendono due. E bisogna, allora, quando noi andremo in A1, dove ci aspettano, dove meritiamo di esserci in A1, e bisogna andarci per rimanere, non per andare su e tornare giù. E allora dobbiamo avere le fondamenta solide, dove poi non ci sono, quando ci saranno le sconfitte, pensiamo male. Dobbiamo sempre puntare in alto, ma puntare in alto costruendo. Se noi ci alleniamo, se noi ci prepariamo, possiamo andare lontano. E questo è il concetto fondamentale. Dobbiamo prepararci, e per prepararci bisogna avere delle basi, e se le basi saranno solide saremo sempre, potremo volare, possiamo spiccare il volo, però bisogna prepararci. Dottore, grazie, grazie tante. A proposito di volare, voleremo a Trapani domenica prossima, ci aspetta una partita dura, ma le sue parole dura, sicuramente caricano Menzana molto l'ambiente. Forza Menzana, siamo forti. Grazie dottore, grazie tante di essere stato con noi. Salutiamo l'amministratore delegato della Sandrif Menzana Siena, Francesco Bertoletti. Parole importanti, parole comunque, torno a ripetere, sanno di anche un giocatore che sente l'amministratore parlare oggi, che comunque vuol dire che c'è veramente un qualcosa di consistente su cui puntare. È bello quando, cioè, il giocatore di solito ci crede, è il primo che ci crede insieme ai compagni, insieme all'allenatore, ma nel momento in cui ci credono tutti in quelle mura, allora poi dopo inizi veramente a capire che allora è qualcosa di molto più che realizzabile. Però, come diceva giustamente amministratore delegato, fare le cose così di fretta all'italiana, tra virgolette, non è sano. Bisogna fare le cose un passo alla volta, aver pazienza, perché poi dopo, quando poi i risultati arrivano, allora si vola, come diceva. E noi ci fermiamo ancora per qualche breve istante di pubblicità e poi ancora terza parte con Basket Forum. Terza parte di Basket Forum, Andrea Zanotti, Martino Galasso e Andrea Casella. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo sentito l'amministratore delegato della Sandrif Menzana Siena, abbiamo parlato anche di nuove regole e niente, andiamo a vedere quello che sarà il prossimo turno intanto per quanto riguarda il campionato di Serie A2 del girone Ovest e quello che aspetta. Quindi Tortona, Eurobasket Roma, Cagliari, Legnano, Virtus Roma, Scafati, Casale Monferrato, Reggio Calabria, Trapani, Sandrif Menzana Siena, Agrigento, Treviglio, Rieti, Biella, Napoli, Latina. Noi saremo al palazzetto ovviamente di Trapani, vi racconteremo in diretta domenica alle ore 18 dalla voce del nostro Sandro Bonelli che commenterà in studio, però andiamo a sentire cosa ci aspetta, quello che sarà Trapani. Noi abbiamo avuto il supporto in settimana di un nuovo collaboratore, il nostro Filippo Franceschini, che ringraziamo e che ci parla proprio di Trapani. Ciao a tutti, sono Filippo Franceschini e insieme a voi scopriremo la prossima trasferta della Sandrif Menzana Basket Siena. La Menzana appunto giocherà la prossima trasferta, una trasferta di una gara siciliana, ovvero si vedrà a Trapani contro la Lighthouse. Probabilmente è l'emozione di Filippo, non so se riusciamo a mandarlo, e vediamo, intanto riusciamo a ripreparare qualcosa. Intanto Andrea, che cosa ci aspetta per quanto riguarda Trapani? Ma abbiamo detto prima, Trapani è una squadra che era stata abbastanza chiacchierata quest'estate, e è un buon collettivo, giocatori, stavo guardando anche le statistiche in settimana, 6-7 giocatori che vanno al referto e con continuità, una squadra che ha fatto nelle prime due partite una media di 60 punti, a partita. Cito qualche giocatore come Renzi, come Perry, come Jefferson, insomma è un buon collettivo da prendere
da prendere con le molle, non solo se stanno già preparando qualcosa. Andrea, stai ancora... già preparando? Assolutamente sì, ma non mi spingo oltre perché no, poi se no voi... Tutto il segreto. Non si può. Giocatore più temibile? No, vabbè, Andrea Renzi, che comunque è un altro che dalle giovanili che conosco molto bene perché siamo più o meno coetanei, anche lui ha fatto giovanili a Livorno. E Andrea Renzi è, se non il 5 più forte del campionato, uno comunque dei lunghi più forti del campionato. È un giocatore solido che di solito sposta molto all'interno delle partite. È lì a Trapani da tanti anni, ha un contratto per altri 1600 anni e questa cosa qui lo porta a star bene quando gioca in casa solitamente. Per contrastarlo, ecco, servono delle cose che io non vi dirò in questo momento. Per il motivo. Non ce le puoi dire, però sappiamo che siamo preparati. No, comunque, ecco, Renzi è bene o male un po' l'emblema di quella squadra. Poi hanno altri giocatori come appunto Perry, come anche un gruppo solido di italiani che magari a livello statistico si notano meno, che però sono molto importanti per il gruppo e per Ganeto, infatti mi riferivo proprio a lui, magari non è uno che viene fuori tanto per le statistiche, ma perché fa lavoro sporco. Comunque da allenatore fa piacere anche vedere un italiano, quindi dicevi uno come Renzi, un 5, è vero che sono solo due partite, però vederlo come il miglior realizzatore in una squadra è una cosa a me onestamente fa molto piacere, no? Cioè, un valore aggiunto al movimento e tra le altre cose in una situazione in cui è anche abbastanza insolita una cosa del genere, no? Certo. È già di per sé difficile vedere un 5 e è il miglior realizzatore di una squadra, a maggior ragione se poi visto 5 è un italiano. Secondo assistente Gregor Fucica. Lo vogliamo ricordare questa cosa, perché Filippo Franceschini ce l'avrebbe detto e la clip non riusciamo a mandarla, però secondo assistente Gregor Fucica, il famoso Gregor Fucica, e speriamo non entri in campo. Ma ora giocare, no? Quanti anni ha ora? Penso tanti, dovrebbe essere un po' io che anziano di te, leggermente. Okay. Io penso se entra in campo forse ora si marca. No, secondo me, vabbè, per come si è sempre curato lui il corpo e tutto, magari può ancora giocare, però spero noi ci prepariamo su Renzi, ci siamo mai. Allora, facciamoci invece per quanto riguarda le nostre minors, vogliamo ricordare che il Val di Sieve ha battuto 65-54 la Virtus che era diciamo uno stop forse un po' inaspettato, anche se le assenze di Simeoli e di Ollea purtroppo anche per il grave lutto che ha colpito Gianmarco hanno sicuramente penalizzato molto la squadra allenata da Coach Tom, che comunque sabato prossimo alle ore 21 giocherà in casa contro Pontedera, quindi ci sarà una partita molto importante al Papa Don Pedro Catti. Non so se hai avuto già modo di poterla vedere questa Virtus. No, la Virtus non l'ho vista, da quello insomma, dai nomi che ci sono sembra una buona squadra che possa fare veramente un grande campionato. Ovviamente, come ha detto giustamente te, le due assenze di domenica scorsa erano due assenze abbastanza importanti. Sabato ci sarà un avversario, Pontedera è sempre stato un avversario abbastanza ostico. Andrea probabilmente li ha promossi, ci giocano tanti miei amici, infatti non potrò andarli a vedere. Pare che ho tanti amici anche nella Virtus, uno fra tutti Simeoli che... E quindi insomma sappiamo bene, le squadre di Pontedera di solito sono veramente molto arcigne, difese forte, quindi insomma sarà un bel test per la Virtus. Mentre Costone ha perso a Quarrata 77-73 con la Vismederi Costone, e quindi anche per il Costone ci sarà la partita domenica prossima, dovrebbe esserci alle ore 18 al Palazzetto di Montarioso. Mi dicono dalla regia invece che è pronto allora il servizio di Filippo Franceschini, lo mandiamo e andiamo a sentirci Trapani.
Ciao a tutti, sono Filippo Franceschini e insieme a voi scopriremo la prossima avversaria della Soundreef Menzana Basket Siena. La Menzana appunto giocherà la prossima trasferta, una trasferta lunga in terra siciliana, ovvero si recherà a Trapani contro la Lighthouse. Prima di alcune notizie sulla squadra, c'è delle curiosità che riguardano lo staff tecnico di questa squadra allenata da coach Ugo Ducarello. Quest'anno hanno avuto dei tre inserimenti nuovi che in qualche modo conosciamo, ovvero il primo assistente che è Daniele Parente, fratello di quel Davide, tutti noi conosciamo bene per averlo visto in maglia menzanina all'anno della vittoria del campionato della Serie B e quindi del nostro ritorno in Serie A2, ma soprattutto di Gregor Fucca. Sì, quel Gregor Fucca che noi tutti conosciamo bene per averlo visto sui campi pallacanestro dall'Eurolega al campionato di Serie A, maglia Fortitudo Bologna, Barcellona, Trieste, per citarne alcune, che sicuramente è un innesto che per il valore tecnico che può portare ai giocatori è importantissimo. Sempre riguardo allo staff tecnico, c'è anche il preparatore che non conosciamo, quindi tre persone che conosciamo bene, ovvero Giacomo Sorrentino, senese doc, che quest'anno è sceso in terra siciliana firmando un contratto biennale come preparatore atletico della squadra siciliana. Per quanto riguarda i giocatori, nelle prime due giornate di campionato il quintetto è sempre stato lo stesso, ovvero Jefferson, Mollura, Ganeto, Perry e Renzi, e le statistiche di queste prime due gare vedono come migliori realizzatori Andrea Renzi e Jesse Perry, stanno viaggiando a una media di quasi 15 punti a partita. Trapani ha le prime due giornate vinto all'esordio in casa contro la Remer Treviglio per 73-63, mentre è reduce dalla sconfitta in casa di Biella per 78-60. Partita in cui nelle prime due quarti Trapani è rimasta a contatto con Biella giocando allo stesso livello per poi letteralmente sparire, parole di coach Lucarelli non sarà stampa, nel terzo e nel quarto quarto. Quindi sicuramente la Menzana dovrà essere brava a iniziare bene la partita, perché sicuramente avranno voglia di riscattarsi, giocheranno davanti al pubblico amico e quindi la Menzana dovrà soprattutto a livello difensivo cercare di far capire che ci siamo e che si vuole andare in terra siciliana per portare a casa due punti importantissimi. Sicuramente Trapani in casa è una squadra, come tutte quante d'altronde, che farà della corsa, della velocità e del gioco di pick and roll tra Jefferson e Perry, Jefferson e Renzi, sicuramente i suoi punti di forza. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima, ciao! Allora, ringraziamo il nostro Filippo Franceschini, che può migliorare, può migliorare. Martino voleva dire una cosa al volo invece per quanto riguarda le corse. Sì, volevo dire che a Siena abbiamo un bel movimento di arbitri, però gli arbitri mancano sempre, quindi il 17 ottobre inizia il corso arbitri ufficiali di campo, dove ci saranno dei nostri istruttori molto preparati come Marco Venturi, Claudio Andrizzi e Ada Gennari, che terranno il corso arbitri, inizia il 17 di ottobre. Vi aspettiamo, perché anche nell'arbitraggio, se non sembra, c'è qualcosa di divertente. Allora, grazie, e quindi chiunque voglia affacciarsi a questo mondo degli arbitri, ovviamente a Siena c'è questa possibilità. E a proposito invece di Virtus e di Menzana, lunedì scorso si è giocata una partita importante degli Under 20, ne è uscita vittoriosa la Menzana, è stata sicuramente un ritorno a un derby davvero interessante. Andiamo a vedere velocemente quelle che sono state le azioni migliori di questa partita. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look.
what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody. E dalla pagina Facebook della Menzana Basketball Academy abbiamo tirato giù queste immagini. Ringraziamo, ottimo l'arbitraggio. Veramente un ottimo arbitraggio. Martino, tutti i giorni. Ed era Martino Galasso che è stato l'arbitro. E noi, a proposito di nostre rubriche, andiamo subito a voltare pagina e andiamo a ringraziare colui che è stato con noi la scorsa settimana e che invece questa settimana ci ha già registrato la sua rubrica, e cioè Andrea Sguerri. Andiamo a sentire cosa ci ha raccontato questa settimana. Buon basket a tutti e benvenuti. Chiusa la parentesi di basket e cultura dell'anno scorso, dopo la lettera di minacce che ho personalmente ricevuto dalla signora Cultura in persona, che ho letto la settimana scorsa in trasmissione, che mi diffidava di continuare quella buffonata, apriamo una nuova rubrica che si chiama Ritorno al passato. Abbiamo noleggiato una DeLorean che vedete nella foto parcheggiata nel garage sotto casa e il cui noleggio verrà poi accreditato sul conto corrente del signor Andrea Naldini di Siena TV. E spippolando a caso nel monitor andremo di settimana in settimana in qualche posto del passato per recuperare, agganciarci alla storia personale di un giocatore che ha fatto grande la storia della Menzana e per raccontarvela in breve. Prima però un doveroso ringraziamento a tutti i siti specializzati senesi che sono davvero una fucina di informazioni incredibile. Siamo pronti a partire, vediamo dove ci porta per la prima settimana la DeLorean. Ottobre 1989. Mentre venti di cambiamento stanno per spazzare via il muro di Berlino e per ribaltare gli assetti politici di tutto il globo, in una non tecnologicissima arena da 1000 posti in Slovenia, la Dvorana Komunalnega Centra, fa l'esordio in prima squadra un giovane giocatore che lascerà solchi profondi nei cuori degli appassionati di basket di Siena. La squadra è l'Helios Donzale, che tra l'altro due anni fa è riuscita anche a vincere il titolo nazionale bissando quello del 2007, e quel giocatore ha come nome Boris e come cognome Gorenz. Chi lo vede giocare capisce subito che la Dvorana Komunalnega gli sta assolutamente stretta. Atletico, tecnicamente già pronto e già dotato di una buona mano. Il trasferimento all'Olimpia Lubiana avviene quasi per una naturale osmosi cestistica, e nella sua città, era nato proprio a Lubiana in una buia e tempestosa notte di dicembre del 1973, proprio da Lubiana, dicevamo, vincerà Coppa Europea e 5 scudetti in fila. 6 anni splendidi, dal 90 al 96, che sembrano destinare Boris a diventare il bandierone, la bandiera vera di quella squadra, di quell'Olimpia Lubiana. E invece Nisba. Arriva il trasferimento a Strasburgo e da lì in poi Gorenz diventa il prototipo del giocatore con la valigia, sempre in viaggio, rimbalzato da una squadra a un'altra. Solo Siena saprà trattenerlo per più di una stagione, chissà perché. L'arrivo in Italia nel 98 a Rimini, ma prima Boris, lo zar, aveva provato anche a fare un salto di là dalla Pozza Atlantica per sentire sul palato il sapore di un'esperienza alla Summer League dell'NBA. È a Chicago, all'epoca in cui sua maestà Jordan è ancora solito mettersi la tuta d'allenamento tutte le mattine. Boris verrà tagliato da coach Phil Jackson prima dell'inizio della stagione, ma durante l'ultimo allenamento riceverà un cadeau, un dono, che darà vita a un aneddoto che Boris ha raccontato spesso anche ai suoi amici a Siena. Un uno contro uno con sua maestà, in cui, vedendo santi e beati sopra il canestro, Gorenz va avanti 9-1.
Poi si sa, Jordan ama perdere come il topo ama la tagliola, e quindi gioca duro, rimonta, lo picchia e vince. Vince su Gorenz. Ma la dolcezza di quel breve momento lo zar non se la dimenticherà mai. L'arrivo sotto la torre del Mangio avviene nell'anno del Signore 2000, che si apre tra timori di bug cibernetici e immotivata euforia per il nuovo millennio. Ad agevolare il suo arrivo ci aveva pensato il caratterino tutto pepe di Vincenzino Esposito, anche lui di ritorno dagli States, che a Imola, dove era approdato Boris, voleva fare pentole, coperchie e mestolini, voleva fare tutto lui. Allora ecco la menzana per Gorenz, e dire che tra lui e la città fu subito amore a prima vista è come dire che Scarlett Johansson è una bella donna, troppo poco. A Siena si trasferisce tutta la sua famiglia, a Siena nasce la sua prima bambina. Il suo carattere vulcanico, a tratti irascibile, sembra placarsi di fronte alla vista delle colline che guardano il Chianti e che vede dalla finestra di casa sua. Con la menzana giocherà due stagioni veramente ad altissimo livello, dando l'impressione di essere caricato a plutonio, tanta era l'energia che metteva ogni volta sul campo. Il 2002 poi fu l'anno per Siena del primo successo, quello vero, quella saporta che gli appassionati di basket non dimenticheranno mai, e lo Zar, dopo essere stato sempre sopra la doppia cifra nei tabellini durante tutta la stagione di Coppa, va a bucare proprio la finale. Nel tabellino di quella partita spiccano i 17 punti dell'impiegato del Monte Stefano, i 14 del professor Topic, i 23 del senator Naumovski, e Boris 4 punti con 1 su 7 dal campo. Questo piccolo tradimento però, visto a posteriori, rappresenta quasi un atto d'amore. Era troppa l'emozione, anche per uno come lui, di avere la responsabilità di portare a Siena il primo titolo vero, grande. La gioia di tutti cancellò ovviamente quel tabellino, ma quello che negli occhi dei tifosi senesi ormai non si poteva più cancellare era un gesto che Gorenz aveva fatto più di un anno prima rispetto a quella finale di Saporta. Era successo nel gennaio del 2001, in una epica partita della menzana al Pianella, vinta da Siena contro Cantù per 73-67, partita in cui lo Zar era stato semplicemente decisivo, specialmente negli ultimi minuti. Prima di uscire dal campo, Gorenz si indugia, si prende il centro del campo, allarga le braccia e risponde stentoreo agli insulti dei canturini. Nella storica foto del gesto in questione si vedono sullo sfondo diverse signore impellicciate perdere completamente la brocca, tanta roba. Boris lascerà un segno indelebile a Siena, ma la stagione dopo, quella del 2003, lascerà Siena per Varese e lo farà assai controvoglia. Dopo continuerà l'incessante girovagare e chiuderà il suo cerchio personale a Lubiana nella sua ultima stagione, quella 2007-2008. Una cosa però è certa, qui a Siena lo Zar avrà sempre la sua corte pronta ad accoglierlo. Bene, ringraziamo il nostro simpatico Andrea Sguerri, che salutiamo e che io personalmente ringrazio, perché mi ha detto in accredito, il professor Sguerri ha detto in accredito la macchina, e invece forse deve dire in addebito. Io penso che non venga l'accredito. Quindi a me va benissimo, grazie Andrea, no, a parte tutto è stata veramente carina e interessante come al solito la rubrica Ritorno al passato. Siamo in chiusura, io vorrei ringraziare e dare un grosso in bocca al lupo Andrea Casella, grazie. Crepi il lupo e grazie a tutti. Faremo un programma presto con Andrea, perché stay tuned, veramente è simpatico. Martino, in bocca al lupo sarai a Pesaro contro Bologna sabato sera in diretta Eurosport, quindi avremo modo anche di poterlo vedere in diretta. Con Andrea ci vedremo per la telecronaca in casa della Sandro di Fiumezzano Siena. Andrea, grazie di essere stato con noi. Un saluto a tutti. E noi andiamo a concludere e vi ringraziamo di essere stati con Basket Forum. Vi mandiamo l'MVP della settimana per quanto riguarda il campionato di Serie A2. Andrew Joseph Parker, eccolo qua, le migliori azioni sue. A tutti un cordiale buonanotte.